BBC a tutti, io sono Rubaldo e vi do il benvenuto nel mio canale. Sto dedicando la mia passione e conoscenza su questo titolo per rendere la vostra esperienza di gioco ottimale. Nel mio canale e nella sezione dedicata playlist troverete tutti i video guida da me creati per voi. Ma non finisce qui, in descrizione troverete il link di tutti i gruppi dedicati, gestiti da me e dai miei collaboratori. Vi lascio la visione del video e non dimenticatevi di lasciare un bel like di supporto al creatore, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per ricevere tutte le notifiche sui prossimi video in uscita e quando andrò in live streaming. Buona visione! Ed eccoci qui per un nuovo video guida dedicato alle quest degli scout per poter ottenere il nostro zaino, ma più in particolar modo oggi vedremo come poter superare ed ottenere un'altra medaglia. Vi ricordo come sempre che per poter accedere ai badge dovrete entrare nel menu della mappa, dopodiché dovrete andare in sfide, mondo, e poi trovare la sezione dove c'è scritto distintivi. Vedete, ce ne sono tanti, oggi vedremo il distintivo girino dell'arciere. Allora, io direi di partire esattamente con completa la prova di tiro con l'arco degli scout pionieri. Per poterlo fare, ragazzi, è molto semplice. Dovremmo dirigerci in mappa esattamente nel campo scout pionieri. Per chi non sapesse dov'è, Vault 76, andate qui e arriverete al campo. Una volta teletrasportati, io vi consiglio, magari una volta che avete scoperto il campo, ci cliccate sopra, viaggio rapido, arriverete esattamente qua. Da questo punto seguitemi attentamente e vi farò vedere la strada per poter raggiungere il campo. È davvero molto semplice, dovrete andare qua sulla destra, seguire tutta questa strada, quindi passare qua dietro queste casuppole, proseguire qui su questo ponticello in legno e poi arriveremo a questa struttura in legno dove vedete che c'è esattamente un altoparlante dove ci farà iniziare la prova di tiro con l'arco. Allora, per poter iniziare la prova di tiro con l'arco però ci serve ovviamente anche l'arma. Per trovare l'arma vi consiglio due posti fondamentali. Il primo, adesso vi faccio vedere il video, vi faccio vedere il punto in mappa così sapete bene dov'è, il palazzo della strada Ventosa, ci teletrasporteremo esattamente là. Dovremmo effettuare questo percorso, quindi al momento del teletrasporto partirete esattamente da questo punto, seguite bene la strada che sto percorrendo, è anche abbastanza veloce, dovrete appunto seguire il buon cielo 92 che ci sta mostrando la via. Proseguiremo qua dritti per dritti, passando diciamo vicino a queste barche in legno, e arriveremo in una zona di tiro. Vedete, ci sono anche i segnali e qua c'è questo tavolo in legno. Adesso è vuoto, ma dovrete switchare un paio di volte il server per trovare ovviamente quello dove c'è l'arma in questione. Come vedete, ho switchato il server e sul bancone avremo, ecco qua, la nostra balestra. Questa balestra avrà anche già dei colpi, ma craftarli sarà abbastanza easy, quindi non richiederà tanti materiali. Il secondo punto invece dove potrete trovare nuovamente una balestra sarebbe quello di andare esattamente qui, dove ci sono le caverne arcane. Vi faccio vedere dove stanno. Quindi Vault 76, scendete tutto giù, arriverete alle Uncanny Caverns e troverete esattamente in una zona di questa caverna, che adesso non vi faccio vedere perché sennò è troppo lungo, troverete proprio la balestra. Questa è un'opzione, però ovviamente potete anche andare a craftarla nel banco da lavoro. Quindi vi basterà andare esattamente qui, banco da lavoro per le armi, passate alla sezione crea e ovviamente, però avendo il progetto, quindi dovete imparare il progetto della balestra. Ad esempio io in questo personaggio non ce l'ho, io preferisco procurarmela e poi utilizzarla. Allora, tenete presente che una volta che troverete la balestra non buttatela per nessun motivo, perché vi servirà anche per un passo successivo. Quindi cosa facciamo adesso? Andiamo ad equiparci la nostra balestra, eccola qua, me la metto anche nei preferiti. Quindi vado ad equiparmela, dopodiché inizieremo la prova di tiro con l'arco. Ci piazziamo magari qua davanti. Ok, iniziamo la prova. Abbiamo 5 centri e io ho esattamente 6 munizioni. Questo è uno. Questo è il secondo. Quello è il terzo. Quarto. E quinto.
E queste sono anche le nostre ricompense. Un'altra cosa, ragazzi, ovviamente se non avete delle munizioni, in teoria qui intorno dovreste poterne trovare qui anche sui banchi, ma qui c'è già passato qualcuno, purtroppo non ci sono. Dovrete andare a craftare le vostre munizioni nel banco di lavoro. Non preoccupatevi, perché ovviamente craftare le munizioni è anche un altro, diciamo, punto della sfida, quindi alla fine ci servirà. Come vedete, intanto abbiamo completato la prova di tiro con l'arco. Secondo, dobbiamo creare 50 dardi di balestra, quindi alla fine ci può anche stare. Allora, prima cosa, ragazzi, fondamentale, dobbiamo però riparare anche una balestra. Quindi, per riparare la balestra, vi basterà ovviamente andare nel banco da lavoro per armi. In modifica e ripara, troveremo la balestra e andremo a ripararla. Diciamo che i materiali per ripararla non sono così tanti, quindi ci può anche stare. Il problema sarà quello di ripararla per 3 volte, perché la stessa balestra per distruggersi ci impiegherà un bel po' di tempo, perché è un'arma davvero molto resistente. Quindi effettivamente quello che vi posso consigliare a questo punto è di andare a trovarne altre due, o di aspettare un attimino di tempo, quindi utilizzare la balestra fino a che un po' non si rompe per poterla riparare altre 2 volte. Adesso andiamo a creare i dardi della balestra. Vi faccio vedere anche quello, ovviamente, per chi non lo sapesse. Vado nel mio camp ed eccoci qua nel camp. Dovremmo andare al banco di lavoro dell'artigiano. Andremo nella sezione munizioni e, come vedete, avremo la possibilità di craftare i dardi di balestra. Possiamo craftarli veramente con pochissimi materiali e quindi andremo a craftarli 1, 2, 3, 4 e 5 volte. A questo punto abbiamo già completato 2 punti della nostra missione. Ci manca ancora, ovviamente, di riparare 2 volte la balestra, ma quello, ragazzi, ve l'ho già spiegato come si fa. E poi, molto molto semplice, dovremmo utilizzare lo spav per colpire i nemici alla testa con una balestra. Già di base, questo adesso vi faccio vedere come funziona, ci verrà già selezionata la testa quando entreremo in modalità spav. Quindi, ad esempio, possiamo andare in un punto, della mappa molto easy, dove ci sono abbastanza nemici. Io vi consiglio, ad esempio, di mettere lo spav, quindi la carta dello spav, e di procedere quindi in questo modo, mirando la testa e via. 1, 2. E qui vi divertite proprio al tiro al bersaglio. E proseguite così, ovviamente, fino a che non farete tutte le kill. Ovviamente vi faccio vedere anche come worka, perché giustamente qui mi dite che magari non può funzionare. Vedete, usare lo spav per colpire i nemici alla testa con una balestra. Abbiamo creato 50 colpi e noi con 50 colpi potremo colpire anche lo stesso nemico. Quindi, ovviamente, se andate ad affrontare magari un nemico forte, tanto di guadagnato, perché potrete sparargli più colpi invece di andare a cercarvi diversi nemici. L'ultimo pezzo dell'esame sarà quello di passare l'esame di cultura d'arciere. Per poterlo passare, molto molto semplice anche questo, dovremo tornare quindi al campo, che sta esattamente a nord della mappa, quindi è questo, campo degli scout pionieri. Ok, una volta teletrasportati al camp, inizieremo sempre da questa porta e, per raggiungere appunto la zona dove poter fare l'esame, dovrete andare dritti per di qua. Andremo sempre dritti in questa direzione e una volta arrivati in questo spiazzo troveremo quest'aula, la 03, entreremo qua dentro e troveremo i computer dove potremo iniziare l'esame. Ovviamente se sono occupati nessun problema, perché potrete comunque sia utilizzarli premendo E dal vostro Pip-Boy. Allora, esami da girino ovviamente per il momento, esami d'arciere, iniziamo l'esame. Come sempre, ragazzi, io vi faccio vedere le mie 5 domande che sono capitate e vedrete le risposte corrette. Però, se volete le risposte integrali, perché sono diverse le domande, quindi cambiano, potete unirvi al link che trovate qua sotto in descrizione a questo video di Telegram e vi fornirò la risposta a tutte le domande del test. Per motivi di tempistiche, ma anche di lunghezza del video, non ha senso ovviamente farvele vedere tutte. Quindi, ragazzi, iniziamo le domande. In questo caso la risposta corretta, ragazzi, è la numero 3. Vai verso il bersaglio per recuperare le tue frecce. In questo caso la risposta corretta è una patella. In questo caso la risposta corretta è dragona. E in questo caso la risposta corretta è la balestra. E in questo caso, semplicissima, la risposta sarà nella faretra, quindi la numero 3. Come vedete, esame finale completato, ce l'abbiamo fatta.
E anche questo esame ce lo siamo portati a casa. Quindi, ragazzi, ovviamente per questioni di tempo, anche nel video, non vi posso far vedere come lo finisco. Ma come vedete, mi manca ovviamente ripare due balestre e colpire con lo SPAV. Tutto il resto l'abbiamo passato. E quindi spero, insomma, che questo video vi sia tornato utile come sempre. Vi ringrazio come sempre per la visione. Mi raccomando, lasciate un bel like se siete arrivati fino a qui e non l'avete ancora fatto. Condividete il video con i vostri amici. Fate conoscere il canale e fatelo diventare più grande anche per supportare il lavoro fatto, ma soprattutto iscrivetevi al canale attivando la campanellina per rimanere aggiornati sui prossimi video in uscita, ma anche live streaming. Per questo era tutto, ragazzi, un saluto da Rubaldi, alla prossima, ciao!